Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla vostra New York Game. Riprendiamo con il nostro Dragon Ball Xenoverse 2. Ok ragazzuoli, oggi voglio andare a fare l'altra missione esperto che è stata sbloccata dopo aver sconfitto Broly nella missione Broly Suprema Malvagità, ovvero quella che c'è qua sotto. Andiamo a vedere assieme chi è che c'è. Intanto Freezer parla, maledetto che è appena arrivato. E andiamo a vedere un attimino. Allora, qui abbiamo un Janemba tutto incazzoso e mi dà coda letale. Sconfiggi Janemba insieme ai tuoi alleati. Delle regole speciali rendono la missione molto difficile. Ok ragazzuoli, direi di andare e di affrontarlo. Sarà una figata assurda, me lo sento. Trasformazione infernale. Eccoci qua. Carichiamoci per ben benino adesso ragazzuoli. Eccolo qui, Janemba tutto incazzoso. Ok. Ora ragazzi, potenziale sbloccato. Perfetto, e adesso approfittiamo dell'occasione per fargli quella mossa lì. Eccola qua, quella nuova. Ma quanta vita? Niente, me ne sono accorto solo adesso. Porco bue. Porca miseriaccia. Porca impestata, proprio un botto di vita. Ok, sarà molto, 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 molto difficile questa missione. Me lo sento, ma me lo sento veramente tanto. E ora andiamo di Supernova Cooler. Ma ragazzi, c'è qualcosa che non va. Non so se si è parato oppure le supreme non vanno a buon senso. Porca boia, mi ha preso. Andiamo di Super Kamehameha. No, un po' toglie. Oh, santa pazienza, raga, veramente tosta. Ma tosta, tosta, tosta. Sono riuscito a beccarlo. No, mi ha preso con il controllo mentale. Dai, liberami. Liberami. Niente. Cacchio, adesso affrontare questi qua. Porca bestia, porca. Un alter ego. Vabbè, non è potente, però porco bue. Porca miseria, c'è porca di una porca. Kamehameha. È bello scagnare me stesso, Molto, molto, molto bello. Ancora Kamehameha. Ok. Il problema sarà fuori tutti gli altri. Non ci riuscirò mai. Ha! Ha ha ha. Aiuto. Ma che è? Sono rimasto da solo. Porca boia, sono rimasto da solo. Kamehameha. Non so quanto io ho tolto, però io ho tolto veramente tanto. Bene, bene, è andato. E questa è la mossa proprio di coso. Ok ragazzi, vediamo un attimo se adesso riusciamo a eliminare Janemba, perché è veramente difficile, perché ho dovuto prendere e star lì a battere tutti i miei compagni praticamente perché erano andati sotto il controllo mentale. No, porco bue, non sono riuscito a pigliarlo. Basta che adesso non vanno sotto il controllo mentale, se no mi incazzo come una bestia, porco dinci. Ancora Supernova dello Zekuler, ragazzuoli. Vai, 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 è preso e ho concluso anche questa missione suprema qui, porco, questa missione, com'è che si chiamano le missioni, vabbè, sono arrivato terzo, chi se ne frega, le missioni esperto. Oh, coda letale, ragazzuoli, adesso vediamo anche questa bella abilità. Vacca boia. Mamma mia, sono... Mamma mia. Molto bene ragazzi, siamo riusciti a concludere anche questa missione esperto. Qui deve essere la missione esperto 19, perché adesso non mi ricordo bene la sequenza numerica. Sono riuscito a sconfiggere Janemba, ragazzi, e ho ottenuto la nuova abilità che adesso vi faccio vedere, così almeno... Anzi, guardate cosa vi faccio vedere. Guardate qua, così tolto il dubbio, a parte che la sfera si è illuminata. Eccola qui ragazzuoli, trasformazione infernale. Coda letale, e l'ho anche ottenuta, e adesso andiamo a vederla assieme ragazzuoli. E ho preso anche più punti dell'altra missione, quella di Broly. Ho fatto 118.744 qui, invece quella di Broly 103.000. Ragazzi, che missioni difficili, mi sono piaciute davvero un casino. Comunque adesso andiamo a vederla assieme in una battaglia libera. Ed eccoci qui ragazzuoli, per vedere questa nuova abilità, ovvero la coda letale, contro chi siamo se non contro il nostro Janemba nella forma super cattivo. O Time Breaker, quello che è. Chiamatela come diavolo volete voi. Sono stragasato, sono riuscito a fare anche questa missione qui.
ci ho impiegato. Beh, questa è di meno perché l'ho dovuta rifare due volte. Però porco bue, ragazzi, porco bue. Ci sono riuscito. Alla stragrande. Vai, vai, vattene via. Aia, che botte però. Andiamo sotto. Carichiamoci un pelino. Ok. Vai, trasformazione. Perfetto. Ma scusa, pensavo che faceva una mossa con la coda, invece no. È tutta un'altra roba. Beh, facciamola ancora, coda letale. Eh sì. Ancora? Niente. Ma non è la mossa di Freezer, è tipo la roba là. Come cavolo si chiama? Insieme al cerchio magico di Krilli. Vediamo un po', da così. Ma torni indietro? No. Non riesco davvero a capire. Ancora. Via, via, via. Vai, vai, vai. Grande. Torni indietro. No, non torni indietro. Porca. È comunque bella. No. Porca miseria. Vedi a star lì a vedere troppo le mosse. Sto facendo anche una figuraccia. Vai. Andiamo ancora. Grande. Ma pensavo che usava la coda. Io tipo stile Freezer. No. Invece sono sbagliato. Pazienza. Molto bene ragazzi, dopo essere riusciti per prima a concludere la missione esperta trasformazione infernale, dove troviamo il nostro Janemba tutto incazzoso, super forte, e bisogna stare attenti al suo controllo mentale ragazzi, mi raccomando, abbiamo ottenuto la mossa coda letale che abbiamo visto nella battaglia libera. Io pensavo che faceva un attacco con la coda caricata tipo stile Freezer, che prende magari ti spediva fuori dal campo di battaglia, però vabbè, lasciamo perdere, era una mia fantasia. Comunque mi è stato sfatato questo mito una volta che ho visto la mossa, ho visto questa abilità qui che lanciava un altro cerchio magico stile Krilli. Vabbè, o la lama letale, ecco, di Freezer, uguale spiaccicata, non so se faccia qualcosa, onestamente l'ho fatto un po' alla cavolo di cane, perché ero preso un attimo dalla battaglia, però vedrò di utilizzarla al meglio in altre magari missioni parallele. Ok ragazzi, direi di concludere qui l'episodio. Se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, mi raccomando. Se invece volete vedere altri video, più avanti verranno esposte due miniature, una alla vostra destra e una alla vostra sinistra. Molto bene ragazzuoli, direi di concludere qui definitivamente qui il nostro episodio. Un salutone qui da vostro Neox The Gamer e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!